Ciao ragazze, qui al mio canale Giovanna Calisso, Tinteso Creatività. Abbiamo anche qua Vincenzo, il mio piccolino. Oggi qui è un sacco di tempo che non mi faccio vedere, sono stata anche male in questi giorni. Vi faccio i miei auguri di buon anno 2017. Oggi sono qui a farvi un video. Così potete, anziché dire, a volte non, certe persone, mamme, figlie, non riescono a trovare degli oggetti come questo qua. Questo qua, questo oggettino. Io oggi voglio realizzare una cosa del genere, così lo potete mettere anche nel vostro armadio, oppure in un mobiletto, in una credenza, con i colori che volete voi. Io ovviamente per farvi vedere utilizzo per prima cosa come accessorio dovete usare, io per esempio io uso, sono molto appassionata di punto croce, utilizzo il filo, questo qua marroncino. E come base uso questo qua color beige, così dà una tonalità diversa, spicca un po' di più il colore beige. Scusate mio figlio che ogni tanto fa vedere i pupazzi. Allora, voi dovete avere dei fili come questo qua, oppure un altro tipo di filo se trovate a casa, quando anche i fili quelli là che voi cucite, per esempio dei paio di calzini oppure dei pantaloni, qualsiasi cosa che sia con la tonalità del vostro arredamento. Ora io ho preferito usare questo marrone per la mia credenza con la tonalità di questo colore. Per prima cosa ci vogliono questo filo così. Poi ci vuole una tonalità più chiara, oppure potete fare, che so, rosso, giallo, un colore che vi piace di più. Poi per realizzare questo ci vuole un cartoncino come questa misura qua, questa. Io l'ho ritagliato già, ma potete anche farlo piccola, grande, come volete voi. Delle forbici. E nient'altro. Ora l'unica cosa che dovete fare, noi sfiliamo ora questo qua in questa maniera, lo sfiliamo, vi faccio vedere. Allora facciamo tutto questo e lo avvolgiamo nel cartoncino tutto qua, così diviene più pompato. Allora, cartoncino, voi dovete inserire in questo cartoncino, dobbiamo mettere questo filo attaccato qua. Lo tenete con la mano così, allora, e procediamo. E voi dovete girare in questo modo, tante volte finché non viene bello pieno. In questo modo, allungo un altro poco il filo perché questo qua è troppo piccolo. Ok, un attimo solo che lo allungo un poco di più, così mi dà la possibilità, come abbiamo detto, procediamo. Ok, in questo modo, tante volte così viene bello pieno. Ok, così. Lo possono fare le mamme, lo possono fare i bambini, qualsiasi persona può utilizzare queste cose.
Ok, questo modo e lo giriamo così, in questo modo, tante volte. Il filo ormai già mi sta finendo, anche perché meglio utilizzare questo qua. Per esempio questo qua della, io uso la DMC, che è ottimo, anche perché se lo volete lavare non si scolorisce neanche il colore. Ok, questo lo spostiamo così non do fastidio. E procediamo così tante volte fino alla fine. Ok, fatto così, allora questo filo rimane così fuori, così, e rimane qua dietro. Ora voi dovete inserire in questo, allora il filo è così alla fine, come l'abbiamo finito in questo modo. Questo filo rimane qua dietro, non so se si vede qua dietro, e ora noi qua dentro dobbiamo inserire l'altro pezzo del filo, quello là più chiaro. Allora aggiungiamo tutti quanti, li uniamo tutti, così quando potete anche tagliare viene meglio. Ok, allora fatto questo, prendiamo il filo, questo qua, il filo questo qua color panna, anzi un marroncino, e noi abbiamo detto il filo in questa maniera. Ora inseriamo il filo, questo, dalla punta, questo qua, lo dovete inserire dentro. Alzate questo, tutto, così, ecco, e inserite il filo dentro. Non so se si vede, ecco fatto. Fatto questo, dovete, allora, questo così, in modo che viene, poi ritagliamo un pezzo. Ok, altro c'è bisogno, lasciamo così che già è stato tagliato, non so se si sta vedendo tutto l'oggetto. Ok, vediamo, facciamo la misura uguale questo. Ok, così, in questo modo lo alziamo e facciamo un bel nodo così, in questo modo. Poi questo filo passa di qua, poi questo lo entrate qua dentro e lo uscite, poi lo chiudete in questo modo, bello forte, così. Facciamolo un altro, prendiamo il filo questo e l'altro filo, lo congiungiamo così, facciamo un altro nodo. Ok, questo modo. Ora, fatto questo, abbiamo inserito questo qua così, che abbiamo fatto, cerchiamo ora di uscire tutto il filo. Usciamo ora tutto questo qua, tutto il filo, perché è stato fatto. Ok, questo viene fatto così. Ora usciamo il filo tutto in questo modo, anzi io vi chiedo di piegarlo così, in questo modo. Lo piegate così e così lo uscite, così non si rovina neanche là il bordo. Ecco qua. Ora questo, siccome è stato fatto, lo uniamo così, in questo modo, così. Ora, così, questo giungiamo, ok, questo così, ok. Ora cerchiamo di girare, un attimo solo, questo pezzettino, questo qua beige, un attimo che lo giriamo così, e noi cerchiamo di girarlo in questo. Noi cerchiamo di girare per fare una cosa più rotonda. Lo giriamo così, ecco, così verrà la parte di dietro questo, così lo viene coperto in questo modo. Questo viene fatto così, lo
giriamo di più così, ecco, giriamo ancora e lo giriamo ancora, ok, così, poi andiamo questo e lo giriamo, lo così e guardate come viene, in questo modo. Fatto così, poi dovete girarlo così. Poi voi stessi dovete girarlo così. Ok, aspettate un attimo che mi viene un poco male. Ok, questo lo giungete a questo. Fate così. Allora, questo insieme a, non questo, a quello che abbiamo girato, così. Poi mettiamo questo qua, incrociato, e incrociato viene, dovete passare il marrone sotto quello beige. Aspettate, ecco, fatto, vediamo se mi viene. Allora 1 e 2 lo incrociamo, passiamo il marrone, dobbiamo passare il marrone sotto quello beige. Ok, poi cerchiamo di tirare quell'altro così. 1 e 2 e cerchiamo di unirlo, 1 e 2, ecco fatto. Poi allarghiamo questo così viene meglio e ora cerchiamo di passarlo così, ok, 1 e 2, poi prendete questo filo, ok, fatto, poi fatto questo qua che avete fatto quello beige con quello, fate un nodo, quello marrone e quello beige che avete fatto poco fa il nodino, ma lo dovete chiuderlo così, incrociate in questo modo. Ok, incrociate così e lo chiudete e fate un nodo in questo modo. Ecco fatto. Io vi consiglio di fare un altro piccolo nodo, così non si apre. Ecco fatto. Poi, fatto questo, ecco, che già abbiamo quasi già fatto, se voi vedete. Allora, questo è uno in più e lo tagliamo, che non serve. Poi, fatto questo, in questo modo, apriamo bene tutte le... Ecco, un attimo che ve lo sistemo. Ecco qua. Ok, qua potete... La cosa è finita così, in questo modo, l'oggettino, così. Per ora, quando avete finito questo, l'ho tagliato, potete fare anche un fiocco, se volete. Ora cerchiamo di tagliare il pezzo in più. Ok, ora dobbiamo ritagliare questi. Un attimo che ve lo sistemo. Cerchiamo di tagliarlo. Ecco fatto. Devono essere tutti uguali. In questo modo così sono tutti uguali. Allora io vi consiglio prima di tagliare questo. Ok, così non vi dà fastidio. 1 e 2, così li fate precisi, che se no succede che poi tutte queste cose vengono male.
Ok, ora facciamo così e così e cerchiamo di tagliarle. Ora cerchiamo di tagliare la parte di sopra. Ok. Ok, già penso che si vede un po', anche perché è nero e marrone, voglio dire, in questo modo. Tagliamo gli altri pezzi in più, che sono in più, penso che già li abbiamo fatti tutti. Sì, ho fatti tutti quanti, anzi qua questo solo e basta. Ok, non so se si vede. Aspettate un attimo, così non so se si vede. Ecco, questo qua è qua è tutto fatto, poi cercare di sistemarlo come lo volete fare. Allora, questa è la parte di inizio. Ecco fatto, in questo modo, così. Poi se voi volete attaccare qualcosa, poi questo qua in più lo potete attaccare, questo lo tagliate così, anche se rimane non fa niente. Questo qua, poi voi stessi qua dentro, in questa parte qua sopra, se voi vedete qua, guardate questa fessura piccolina, questa qua, potete inserire delle pinzettine e farlo, cioè chiuderlo per con un aggeggino così che viene più carino. Vi faccio vedere come è venuto il lavoro. Ecco qua, penso che si veda bene il colore. Ecco qua. Spero che vi sia piaciuto il mio. Si possono realizzare tantissime cose come questi, davvero graziose. Infatti, se voi vedete, così questo qua, che è molto carino da realizzare. E niente, questo è tutto. Ora questo verrà così. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo mio tutorial e ci vediamo al prossimo video con altri video con Giovanna Callì Creatività. Ciao ragazzi, buon anno e felice anno nuovo 2017. Ciao ragazzi, a presto!